Niente, praticamente nella zona degli occhi, quello che andiamo a fare, come comunque non dobbiamo fare un trucco molto esagerato, quello che facciamo è utilizzare le ombre naturali dell'occhio. Quindi automaticamente andiamo, noi cosa abbiamo fatto con il fondotinta e la base? Abbiamo neutralizzato tutto quello che sono i colori, diciamo, naturali della pelle. E una volta neutralizzati, quello che andiamo a fare poi è riutilizzare quelle che sono le ombre naturali. Quindi automaticamente con dei colori naturali. Quello che facciamo è calcarle un pochettino per valorizzare appunto quelli che sono i tuoi lineamenti. E poi automaticamente per rendere comunque la cosa un pochettino più graziosa, più divertente, andiamo ad aggiungere un pochettino di colore. Quindi automaticamente con un marrone. Non ti preoccupare, che poi l'effetto lo sfumiamo. Sì, viene naturale, insomma, Sì, sì. non rimane così. Sì. Beh, anche per venire bene sulle foto, penso che un minimo di trucco basta, Sì, si può anche in creare. generale diciamo che il trucco fotografico è un pochettino più pesante rispetto al trucco naturale, perché altrimenti non... Non rende. No, a parte che non rende, le luci, diciamo, naturali attraverso la camera di foto Sì. assorbono, quindi automaticamente il trucco non Dopo si facciamo vede. stare Si zitti vede. tutti. Ti ricordi quando Sandro mi fece calcare quando faceva... Ah, dobbiamo stare zitti. Ok. No. Facciamo una cosa, Gianluca.